Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Come da titolo, questo sarà un What I Eat in a Day, quindi vi faccio vedere tutte le cosine che mangerò oggi, ricordandovi che naturalmente non mangio sempre le stesse cose, quindi quello che vedrete oggi è appunto quello che mangio in questa particolare giornata, ma non è tutta la mia dieta di sempre. E questo video, piccola premessa che devo fare sempre, non vuole essere un video in cui io vi insegno come e cosa mangiare assolutamente, semplicemente appunto vi faccio vedere quello che mangio in una mia giornata a caso. In realtà sono già sveglia da un po', ma non ho mangiato nulla, quindi adesso vi faccio vedere che cosa sto mangiando ultimamente per colazione, specialmente quando appunto mi sveglio e non ho fame, perché per me non sempre, ma molte volte quando mi sveglio non sento mai la sensazione di fame, quindi non mi va di mangiare niente di troppo sostanzioso e quindi ho escogitato questo piano che adesso vi farò vedere. Sostanzialmente faccio un bel milkshake, però non devo mangiarlo, ma ovviamente il milkshake lo bevo, quindi non mi dà appunto la sensazione di mangiare che non mi va, però mi idrata, mi rinfresca e mangio qualcosina, un po' di frutta. Quindi adesso vediamo, ne faccio diversi naturalmente. Oggi ho già in mente quale tipo di milkshake fare? Tra l'altro, ragazzi, volevo farvi vedere la mia nuova aggiunta. Come sapete, già avevo, non c'entra nulla con questo video, ma mi piacciono troppo. Come sapete, ho già il bollitore ed il frullatore della Smeg rosa, che adesso andremo ad utilizzare. Ed ho comprato, ho anche il forno a microonde rosa, che della Smeg purtroppo non esisteva, ma ne ho preso uno della stessa identica tonalità di rosa del resto degli elettrodomestici. E adesso, ragazzi, ho preso anche il tostapane. Lo adoro, lo amo. Che cosa ne dite? Dovrei prenderne altri? E se sì, quali? Perché ho visto che ci sono un sacco di altre cosine molto interessanti. Ok, vi faccio vedere tutti gli ingredienti del mio frullato milkshake di oggi. C'è lo spinacino, baby spinaci si chiamano qui. Eccoli, baby spinaci. E lo spinacino, io se seguite i miei video lo sapete, ne ho parlato anche in un vlog, penso. Io detesto gli spinaci, mangio pochissima verdura, ma ho escogitato questo trucco per mangiarli, cioè li metto, li lavo e ne metto un po' nei miei frullati. In questo modo non ne sento il sapore, non mi dà fastidio e quindi li mangio. Poi, altro ingrediente sono le albicocche e le pesche. Oggi ho deciso di fare appunto il frullato con questi due frutti che io amo in estate, super rinfrescante, consigliatissimo naturalmente. Poi a volte lo faccio con la banana oppure con i frutti di bosco, dipende. Altro ingrediente è lo yogurt. A volte utilizzo lo yogurt greco, questo invece è uno yogurt vegetale della Alpro, semplice, semplice, naturale, bianco. Poi ci metto sempre anche le scaglie di cocco, giusto un pochino perché rende il tutto più dolce. Poi il cocco a me piace un sacco, sempre in qualsiasi cosa, anche il profumo del cocco nelle creme, nelle cose beauty. E poi aggiungo sempre i semi di chia e infine il latte. Questo è latte senza lattosio, parzialmente scremato, ma molto spesso utilizzo anche quello di mandorla. Quindi oggi uso questo, però appunto di solito vario. Ho lavato e tagliato grossolanamente la frutta, ho tolto il nocciolo e adesso andiamo a versare nel nostro frullatore, se ci riesco con una mano sola, più o meno. Ho lavato anche lo spinacino, questa è la quantità che massima proprio che riesco ad aggiungere al frullato senza sentirne il sapore, quindi questo è molto importante, però insomma non è male, considerando che è l'unico modo che ho trovato nella mia vita per mangiare gli spinaci. Quindi andiamo a versare anche questo nel nostro frullatore. Adesso aggiungo qualche cucchiaiata del mio yogurt che è denso, ma non tanto quanto lo yogurt greco, quindi in realtà quello è ancora più consigliato perché a me piacciono i frullati belli densi, e infatti aggiungo lo yogurt solo come addensante, diciamo, altrimenti andrebbe anche bene metterci solo il latte. Quindi abbondiamo, diciamo 2-3 cucchiai giganti, anche di più. Sto facendo un disastro con una mano sola, è difficilissimo. E 6.
Ok, 6 mega cucchiai di yogurt. Adesso un po' di latte, non tantissimo, altrimenti diventa tutto troppo liquido. Adesso aggiungo le mie scaglie di cocco, questa più o meno è la quantità. E adesso ci mancano solo i nostri semi di chia. Anche qua vado molto molto a caso. E adesso non ci resta che frullare il tutto. Scopriamo assieme la densità, non mi sembra male. Ok, no, niente male direi. Di solito riesco sempre a fare un bicchiere perfetto. Direi che anche oggi sono stata brava. Ma che cosa vuoi dirmi? Non è per te il frappè, Bubu? Ma no, gatto Denver! Gatto Denver non è per te il frappè, tu non sei erbivoro, sei carnivoro! Come potete vedere, gatto Denver si è autoinvitato a partecipare attivamente a questo video e si fa sempre sentire parecchio. Eccolo qua il nostro milkshake! Ragazzi, facciamo assieme naturalmente l'assaggio, perché è sempre un po' una sorpresa in realtà, perché mettendo sempre gli ingredienti completamente a caso il sapore è sempre un po' variabile. Adoro il fatto che sia super denso, cioè se ci metto la cannuccia così al centro del bicchiere rimane così, ragazzi, cioè, quindi wow. Vediamo. Buonissimo, se rimango senza parole perché è buonissimo. Ed è super dissetante. Io la mattina quando mi sveglio non ho mai appunto fame, quasi mai. A volte succede, ma spesso ho sete. E questo è un compromesso fantastico perché mi disseta. Super rinfrescante, provatelo. So che il colore non è il massimo, perché mettendoci lo spinacino qualsiasi cosa diventa di questo strano verdognolo, un po' un colore vomito, mi rendo conto, però fidatevi, è strabuono. E potete ovviamente cambiare la frutta, appunto a volte ci metto le fragole, i mirtilli, i lamponi o anche solo le fragole, oppure fragole e banana. Se mettete la banana sconsiglierei di mettere lo yogurt, perché comunque la banana è molto addensante. Comunque io mi finisco il mio frappè, cin cin, se Denver mi permette di filmare ce la posso fare. Ragazzi, milkshake finito, si vede, taran, taran, è strabuono ma sazia tantissimo, quindi non penso che mangerò nient'altro fino al pranzo, perché io ho sempre fame più in là nella giornata tanto, e quindi questo è quanto per adesso, ma mi sa che ci vedremo, adesso vado a lavorare al computer, mi sa che ci vedremo tra un po', perché dopo poco che ho fatto colazione di solito mi bevo il mio Starbucks, quindi penso che ci rivedremo tra poco con lo Starbucks. E come vi avevo anticipato, ta-dan! Eccolo qua il mio drink di Starbucks. Se avete visto l'ultimo video svuota la spesa, questo ormai lo conoscete. Prima bevevo moltissimo il caramel macchiato oppure il frappuccino al caramello o cookies and cream, anche buonissimo, ma ho iniziato piuttosto a comprare questo perché è senza lattosio, e siccome sospetto un'intolleranza al lattosio sto cercando di eliminarlo fino a quando faccio il breath test. E appunto questo è senza lattosio e non ha zuccheri aggiunti e si chiama Skinny Latte, e vi devo dire è buonissimo. Avevo un po' di timore che non avendo zuccheri appunto non sapesse di niente, tipo acqua sporca, ma vi devo dire che non è assolutamente così, e infatti adesso non mancano mai nel mio frigorifero gli Skinny Latte. E mi sa che con questo fino a pranzo siamo a posto, anche perché non manca tantissimo ormai, quindi a tra poco con il pranzo. Ok ragazzi, per pranzo onestamente non so bene, ho fatto la spesa ma non so bene che cosa fare per pranzo, non ho tantissima fame, oggi fa particolarmente caldo, quindi non penso che preparerò niente di caldo, mangerò piuttosto, penso, una mozzarella, adesso vediamo che cosa metterle vicino. Apprezzate il fatto che non mi sono assolutamente preparata per questo video, ma vi faccio vedere proprio onestamente e genuinamente che cosa mangerei anche se non stessi filmando questo video, quindi adesso vediamo che cosa trovo in frigo. Allora, vediamo un po'. In realtà non ho tantissime opzioni per un pranzo fresco. Qui c'è la mia
mozzarella, rigorosamente anche questa senza lattosio. L'unica che trovo è questa della Galbani, che già è tanto che io trovi un marchio italiano qui in Olanda. Questa, forse un po' di tonno, olive. Notare che ho le olive Saclà, ragazzi, voi conoscete ormai, sono, cioè, io veramente, la Saclà dovrebbe sponsorizzarmi. Se seguite il mio canale da un po' di tempo sapete che io è tipo dal 2009 che vi parlo della mia passione per le olive Saclà e non ci ho mai lavorato, cioè è una cosa incredibile questa. E tanto mi piacciono perché ho provato le olive verdi, ragazzi, che si trovano qui, e sono greche quelle del supermercato che trovo, vi giuro, non c'è paragone con le olive Saclà. E quindi o me le faccio mandare o me le porto su con me, ma adesso ho trovato un supermercato italiano qui ad Amsterdam che le vende e quindi ho fatto tipo scorta. Questi sono gli ingredienti del mio pranzo, che mi rendo conto un po' sfigatello, però è fresco e io non sono più abituata al caldo. Ci saranno 25 gradi e per me, ragazzi, già sta diventando insopportabile. Quindi gli ingredienti saranno, io rido perché ogni volta che faccio questi video non mi smentisco nel fatto che io non amo cucinare e faccio il minimo indispensabile, quindi scatoletta di tonno Rio Mare, mozzarella e olive verdi. Vediamo se nel frattempo mi viene in mente qualcos'altro. Per non smentirmi assolutamente, non mi sono inventata nient'altro. Potrei tagliare mezzo avocado, ma sarebbe decisamente troppo, perché poi voglio mangiare anche la frutta. E quindi tonno, olive, tonno così, cioè non lo condisco, ovviamente c'era l'olio d'oliva. La mozzarella invece ho imparato dai video di Natasha e Jenny su TikTok, che se non li conoscete, non conoscete TikTok, insomma non sapete quello che vi perdete, ma ho imparato che la mozzarella, invece che metterci solo l'olio d'oliva, è molto più buona se ci metto anche l'origano. Quindi prima origano e poi olio d'oliva. Non so perché non ci avessi pensato prima, in realtà, che l'origano forse l'ho messo decisamente un po' troppo, sarebbe stato bene con la mozzarella perché è un po' la cosa che si fa sulla pizza, ma una volta ho provato e appunto piace un sacco. Olio d'oliva o questo della Carapelli, perché è l'unico italiano praticamente che riesco a trovare qui al supermercato. Ok, anche qua decisamente troppo. E questo è il mio pranzetto improvvisato, di cui non mi soffermerò su altri dettagli perché non c'è molt'altro da elencare. Da bere invece volevo farvi vedere anche questo, penso l'abbiate visto nell'ultimo svuota la spesa, mi sa che l'avevo già preso. Questo è un tè freddo, ragazzi, al lampone e menta, super rinfrescante, delicato, e tra l'altro è zero zuccheri, della Fuse Tea, che è un brand che, se non sbaglio, si trova anche in Italia, ma questo gusto in Italia non c'è, e se esce, quando esce, ragazzi, io ve lo straconsiglio, perché è, cioè, è ancora più buono del tè alla pesca. Tra l'altro qui voglio aprire un dibattito. Scrivetemi nei commenti se siete team tè alla pesca o team tè al limone. Vi giuro, sta cosa mi intriga troppo, perché ho scoperto che alla maggior parte delle persone piace il tè al limone. Non riesco a capacitarmi di questa cosa, perché io preferisco palesemente il tè alla pesca, cioè mille volte più buono. Tutti quelli che conosco anche preferiscono il tè alla pesca, quindi io pensavo fosse una cosa universale, e infatti mi sono sempre chiesta, ma chi è che lo compra il tè al limone? Perché tipo l'unico tè al limone che mi piace è l'estate, però anche lì preferisco quello alla pesca. Però io mi ricordo che quando ero molto piccola l'estate alla pesca non esisteva, esisteva solo al limone, almeno credo, perché ero molto piccola. Però appunto l'unico tè al limone che io abbia mai bevuto, se no assolutamente team pesca. Quindi fatemi sapere, perché sono veramente curiosa e voglio vedere se è vero che sono più quelli che amano il tè al limone che quelli che amano il tè alla pesca, cioè per me non può essere. Comunque, ragazzi, anche se trovate questo lampone menta, straconsigliato. Non credo che neanche questo batta il tè alla pesca, però onestamente penso che tra un po' mi stuferò di questo tè e tornerò a quello alla pesca classico. Mini mukbang in questo video, buon appetito. E volevo raccontarvi appunto del fatto piede, partenze, perché io adesso ho questa distorsione al medio piede, non alla caviglia, al piede proprio, che in realtà è una vecchia distorsione che si è appunto riaccesa dopo tanto camminare. Una cosa che un po' mi preoccupa è che tra poco più di 2 settimane ormai devo partire per questa destinazione. Vi ho menzionato su Instagram, è una
oggi non riesco a parlare, è una destinazione lontanissima, letteralmente dall'altra parte della terra, del globo, in cui non sono mai stata, ed è una destinazione che sto pianificando da un sacco di tempo. Tra l'altro dovevo andarci in realtà ormai l'anno scorso, tipo, ma ho dovuto rimandare a causa del Covid, perché per entrare in questo paese c'era veramente, era impossibile, c'era la quarantena obbligatoria di 10 giorni, insomma, anche per i negativi era una cosa veramente, quindi ho dovuto rimandare questo viaggio, un po' come tutti i miei ultimi viaggi, ma è un viaggio a cui naturalmente tengo moltissimo. E siccome distorsioni già ne ho avute e ogni volta ci mettono settimane, mesi a passare, sono qui che penso, ce la farò a fare questo viaggio? Perché è un viaggio, appunto, non vi spoilerò la destinazione perché voglio che indoviniate, anzi scrivetemi nei commenti secondo voi qual è la destinazione. Ricordatevi una destinazione in cui non sono mai stata in questo paese. Ma mi chiedo, riuscirò ad andarci? Vabbè che ho appunto in realtà quasi 3 settimane, adesso dovrei fare i conti, però quasi 3 settimane di tempo per che il mio piede si riprenda. Per questo non sto camminando, non sto facendo nulla in questi giorni, proprio perché voglio tenerlo a riposo. Però se non dovesse passare, che faccio? Cioè vado con il piede che mi fa male in un posto dove comunque voglio esplorare e camminare molto, oppure disdico tutto e rimando, perché altrimenti non me lo godo al 100%. Non è semplice. E tra l'altro sarà un viaggio che farò da sola, quindi molto proud, molto contenta anche, perché dopo il viaggio che ho fatto l'anno scorso alle Maldive, in cui ero completamente sola, un po' rimasta questa cosa che voglio fare altri viaggi da sola. E naturalmente voi verrete con me, vi farò vedere il viaggio, vi farò vedere la località con i vlog. Seguitemi anche su Instagram, perché quando viaggio posto sempre un sacco di foto, reel, storie, eccetera. Ve lo menzionavo ieri su Instagram. Ho anche un altro mega viaggio a fine settembre, praticamente a settembre starò sempre via, ma secondo me questa meta già ve l'aspettate, perché è un posto in cui sono stata molto spesso e quindi su Instagram moltissimi di voi hanno indovinato quale sarà questa seconda meta, perché appunto è un posto che non vi stupirà quando vi dirò che sto andando lì, direte ah boh vabbè, per l'ennesima volta, immagino. Una località molto semplice da indovinare, appunto la seconda, la prima invece non voglio dire impossibile che voi la indoviniate, perché su Instagram 4, 5, forse una decina di persone ha indovinato. Quindi, perché è comunque una meta molto conosciuta. Non vi spoilerò altro, leggerò i vostri commenti per sapere se siete sulla direzione giusta per indovinare oppure no. Magari vi do qualche altro indizio nei commenti. Pranzetto finito, adesso mi mangio l'anguria. Non uccidetemi che l'ho comprata in questa confezione di plastica già tagliata, ma era l'unica disponibile al supermercato, non c'era altro modo di ordinare, l'anguria era finita e quindi appunto ho dovuto prendere questa, perché io non riesco a muovermi in questi giorni con questo piede, quindi ordino tutto da casa. E ragazzi, dovete sapere una verità sconvolgente, ma veramente sconvolgente, che non tutta la frutta, ma tanta frutta qui ha meno sapore che in Italia. Io non me la so spiegare questa cosa, do la colpa al sole, al fatto che in Italia abbiamo molto più sole e quindi le cose diventano più zuccherine, non lo so, ma è il caso dell'anguria. Le angurie dolci, super zuccherose, che io mangio in Italia, qui non le ho mai trovate. Cioè sono dolci alcune, però non arrivano a quel livello appunto di essere zuccherine, dolciose, che arrivano, cioè che trovo in Italia. Ok, questo è quanto per il mio pranzetto, visto che io dopo pranzo inizio ad avere più fame rispetto alla prima metà della giornata, prevedo diversi snack, perché ho anche i gelati, già ci sto pensando, e quindi appunto ci vedremo tra poco sicuramente con qualche merendina, con qualcosa, qualche snack. Non è passato tanto dal pranzo, ma mi mangio intanto questo mini gelato, è appunto piccolino, e sono Twister, non so se in Italia ci sono, potete vederlo, il logo è dell'Algida, che qui però si chiama Ola, cioè lo stesso marchio, però in altri paesi cambia nome, e qui appunto il logo è lo stesso ma il nome
cambia. Eccolo, ha due gusti, quello più chiaro è gusto vaniglia ed è tipo gelato cremoso, mentre la parte rosa è alla fragola ed è ghiacciolo. Quindi sono anche due consistenze diverse, super rinfrescante. Se esistessero i fior di fragola qui oppure il limonissimo li prenderei, ma purtroppo non esistono neanche simili in nessun modo, quindi questo diciamo è quello che come sapore più si avvicina al fior di fragola, che era cioè un mio must in Italia. E niente ragazzi, ci vediamo tra un po', non lo so se farò un altro spuntino prima di cena, vediamo, a dopo. Ah, e nel frattempo sto bevendo acqua, non ve l'avevo menzionata, ma sì, bevo molta acqua durante la giornata, sempre sempre sempre, soprattutto in estate. Mi sono cambiata nel frattempo, tolto tutti i gioielli e messo pigiama morbidoso e caldo, perché qui in Olanda ragazzi la sera fa freschino, c'è ancora luce, ma appunto sono le 21. È una cosa che io amo dell'Olanda, il fatto che in estate ci sia veramente luce fino a tardi. E finalmente è arrivata anche la mia cena, indovinate secondo voi cos'è che potevo ordinare? Naturalmente sushi. Vi faccio vedere cosa ho preso. A parte che mi danno sempre due bacchette, anche se non penso di aver ordinato proprio per due in realtà. Volevo provare più di un roll, ma sono da 8 e quindi poi diventa davvero troppo. Ho preso i miei soliti nigiri al salmone affumicato, qui ci mettono solo un po' di maionese. Poi ho preso un maki salmon roll, quindi maki al salmone. E poi ho preso una cosa che in realtà non prendo spesso, ho preso lo spicy salmon perché l'ho provato la volta scorsa e non era affatto male. E naturalmente mi hanno dato anche la salsa di soia, che prevedo già non mi basterà, ma ne ho altra in frigo, quindi buon appetit. E come dessert, perché c'è sempre spazio per il dolce, mi mangio questo yogurt ragazzi, che è yogurt bianco con le palline di cioccolato al latte e bianche, e questo è un po' come i Müller che abbiamo anche noi in Italia, però qui è di un brand completamente diverso. Però sono molto simili in realtà, anche la confezione e la vaschetta, lo vedete, sono uguali. Anche all'interno si presenta esattamente uguale, yogurt naturale con le nostre palline di cioccolato. Versiamo sotto. Aiuto, ho combinato un disastro, sono volate ovunque. Assaggio naturalmente. Da scrocchiare delle palline di cioccolato. Adoro, già sapevo che mi piace questo yogurt ovviamente, perché lo prendo sempre, sia questo che quello al cacao con i fiocchi al cacao, sono strabuoni. E questo è quanto mia family per il mio What I Eat in a Day. In realtà potrebbe darsi che io mi mangi un altro di quei mini gelati ghiaccioli, però dopo, mentre farò il montaggio di questo video, quindi questo lasciatemelo come bonus perché potrebbe essere. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto, scrivetemi naturalmente tutto nei commenti e se ne volete altri di questa tipologia anche fatemi sapere, ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere like al video se vi è piaciuto, non ve lo ricordo mai, però appunto ogni tanto mi ricordo di ricordarvelo. Bacio grandissimo e come al solito non può mancare il nostro abbraccio finale, venite qua che vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.